Ciao a tutti, siamo arrivati in 10.000 sul canale YouTube delle ricette di terrore e splendore. E raggiunto questo splendido traguardo, non potevo certo esimermi da proporvi una torta per festeggiare insieme a voi. La torta che vi propongo oggi è una torta fredda, un cheesecake al caffè, senza andare ad accendere il forno con le temperature elevatissime di questi giorni. E vi ringrazio davvero di cuore per questo traguardo raggiunto, 10.000, cioè pensarci siete veramente in tanti. Grazie per l'affetto, la stima che mi dimostrate quotidianamente e spero di non deludervi mai con le mie video ricette. Andiamo di seguito quindi a vedere tutti gli step e gli ingredienti per preparare il cheesecake freddo al caffè. Per prima cosa vado a preparare la base di biscotti sbriciolati con il burro fuso. Quindi vado a prendere i biscotti secchi, che possono essere le Marie come i Digestif, e li vado ad inserire all'interno di un mixer. Vado a frullare il tutto. E quando avrò tritato i biscotti finemente, posso andare ad aggiungere il burro fuso. Adesso posso distribuire il composto o in una tortiera con la cerniera apribile, oppure vi faccio vedere come posizionarla. Possiamo andare a prendere una base per torte e poi possiamo metterci un anello per torte apribile. Se non avete l'anello per torte apribile, possiamo rimediare in un altro modo, praticamente andando a prendere questi anelli di cartone per torte, andarlo a posizionare intorno alla base e fermarlo. Vado a posizionare l'anello per torte, la base è di 20 centimetri di diametro. Inserisco il composto di biscotti sbriciolati e vado a compattare il tutto. Basterà semplicemente andare ad esercitare una pressione. Una volta che avrò compattato il tutto, vado a mettere la tortiera in frigorifero per 30 minuti. Arrivata a questo punto, prendo dei fogli di colla di pesce, li vado a tagliare e li vado ad immergere nell'acqua fredda. Adesso vado a montare la panna. Questa è già zuccherata, ma se non fosse zuccherata basterà andarla a zuccherare in proporzione del 10%, quindi 200 g di panna, 20 g di zucchero a velo. Vado a montare. La panna è montata, vado ad aggiungerci il formaggio fresco spalmabile. Inserisco anche lo zucchero a velo e del cacao amaro. Vado a far integrare tutti gli ingredienti. Arrivato a questo punto, metto via un attimo il composto e vado a prendere il caffè ristretto, ancora caldo, e ci vado ad immergere i fogli di colla di pesce che nel frattempo si sono ammorbiditi. Vado a strizzarli e li metto nel caffè ancora caldo. Vado a mescolare fin quando non si saranno sciolti completamente. Arrivato a questo punto, aspetto che il caffè si sia intiepidito prima di andarlo aggiungere al composto. Ed ecco che il caffè si è intiepidito, lo vado ad aggiungere piano piano al composto. Ho estratto la base con i biscotti dal frigorifero, che nel frattempo si sono solidificati. Adesso posso andare a mettere la crema al caffè sopra. Vado a livellare il tutto. E adesso posso mettere a solidificare in frigorifero perlomeno per 4 ore.
Adesso vado a fare delle scritte col cioccolato fondente. Sono praticamente andata a fonderlo a bagnomaria. Dopodiché aspetto che si sia un po' freddato. Praticamente quando lo vado a sollevare, lo faccio ricadere, deve rimanere sopraelevato, altrimenti nella scrittura non sarà gestibile. Adesso posso cominciare a scrivere. Metto nel congelatore a solidificare. Adesso vado a montare della panna per la decorazione finale della torta. Ho messo della panna già zuccherata all'interno del contenitore della planetaria e ci vado a mettere un cucchiaino di cacao amaro. Una volta montata, la vado a far riposare in frigorifero fino a quando non mi occorrerà per decorare la torta. E dopo 3-4 ore di riposo in frigorifero, vado ad aprire la cerniera della torta. Vado ad estrarla con delicatezza e poi vado a livellare eventuali imperfezioni con una spatola. Adesso vado a posizionare le decorazioni che ho fatto con il cioccolato. Andiamo a mettere anche il puntino sulla I. Finisco la decorazione del cheesecake con la panna dove avevo inserito il cacao amaro. Completo la decorazione del cheesecake con qualche chicco di caffè. Potete andare a sostituire i chicchi di caffè anche con delle gocce di cioccolato volendo. Ed ecco il cheesecake pronto per essere servito, un'altra ricetta senza dover accendere il forno. Spero che anche questa semplicissima ricetta vi sia piaciuta, è stato un mio piccolo omaggio per ringraziare tutti i 10.000 iscritti del canale. Grazie di cuore davvero per il traguardo raggiunto. Un bacione a tutti e alla prossima video ricetta. Ciao!